La Dinamo, impegnata in un tour de force che la vedrà protagonista domani al Palà del Mauro di Avellino e mercoledì a Monaco per gara 1 dei quarti di Champions League. Coach Pasquini ci parla di queste due partite che dovranno dare il là al proseguo della stagione dei giganti. I prossimi 20 giorni alla fine c'è la possibilità di andare nelle prime 4 da Final Four e c'è la possibilità di capire che fine faremo a livello di regular season, per cui è normale che ci sia la voglia di giocare queste partite, perché si lavora tutto l'anno per giocare queste partite. La cosa positiva è che siamo padroni del nostro destino, quindi abbiamo tutto nelle nostre mani. È evidente che partiamo da 3 partite fuori casa, tra Avellino, Monaco e Cremona, e sappiamo che giocare fuori casa non è come giocare a Sassari, quindi dobbiamo fare un extra sforzo per fare in modo di essere pronti a queste partite contro squadre di alto livello, altissimo livello, come Avellino e Monaco. Partiamo da Avellino, pensiamo a quelle e vediamo di essere pronti. Coach, parli di alto livello, però anche la Dinamo si è ritagliata ormai uno spazio importante, quindi anche gli altri cominciano a guardare in casa bianco-blu. Beh, sicuramente siamo nel primo 8 di Champions non per caso, abbiamo fatto la finale di Coppa Italia non per caso, ma una buona classifica nel campionato italiano, siamo ancora in grado di potersi giocare per tutte quelle che sono le piazze importanti, e per cui voglio dire abbiamo a rispetto di tutti, por di nessuno, insomma alla fine è una situazione dove è evidente che sia Avellino che Monaco sono delle squadre veramente importanti, però secondo me saremo in grado di giocare e di affrontare tranquillamente queste partite.